Incredibile, ma vero, quello si è verificato all'estero. Che ha per protagonista questa vicenda è il signor Nicholas J. Erling Ford, 29 anni di età. Nei social si faceva chiamare con l'abbreviativo di Nick. Pensate infatti che costui, questo ragazzo di 29 anni, quest'uomo, voleva mostrare con orgoglio la sua pistola ad un caro amico, mentre si trovava in fila ad un supermercato. Però al momento di estrarre l'arma si è sparato in maniera accidentale un colpo all'altezza dell'inguine. Adesso costui, Nicholas J. Erling Ford, si trova nei guai, ricoverato in ospedale. Infatti l'arma sarebbe stata illegalmente detenuta da lui stesso, ok? Dopo aver sparato per errore, è rimasto ferito all'inguine, trasportato in ospedale della città, prima di essere trasportato a Portland. La polizia ha fatto sapere che l'uomo è stato molto fortunato, perché non è morto, però il proiettile, diciamo che è entrato in lui, ma non ha perforato punti deboli che possono eventualmente provocare la morte, se andrà a conficcare nell'inguine, ferendolo gravemente ma non provocando la morte di lui stesso. Vediamo quello che accadrà in futuro. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Un saluto caro D'Alessandro, narratore italiano.